Questa è mia. Stasera si fa festa. Servono punte di freccia. Preparati, è arrivata la tua fine! Fa piano, non ti muovere. Non andrà molto lontano. Ehi, sei tu? Che volevi fare fuori la mia vacca? Oh, no. Siamo cacciatori. No, lui è un cacciatore, io sono un fabbricante. Un fabbricante? Ho fatto questo per i zoo, ma ho fatto le frecce. E ho fatto tutti i componibili della capanna. Io mi permetto di presentarci. E voi ragazzi che fate? Beh, secondo te, lavoriamo la terra. Beh, lui lavora, io sono un mandriano. Tu sei un cazzone, ecco quello che sei. Ok, ci risiamo, mio fratello Caino, io mi chiamo Abele. Tu ti chiami cazzone. E ridai con questo cazzone, ma poi che significa? Cazzone. Che? Per farla breve, cazzeggiatore, diminutivo di cazzone. Beh, dici che sono... Tu sei un cazzeggiatore di Dio, Tu sei un cazzista. Qualcuno è irato perché Dio ha guardato il mio sacrificio con favore? Dio ha guardato il mio sacrificio con favore? Ma dico, è un cazzone integrale o cosa? Non lo so, vi conosciamo poco. Ma perché coinvolgi questi? Che ne sanno? Sono degli ebeti, vivono sugli altri. Visto? Oh. Beh, scusate. Tu devi sempre fare il superiore, il bravone con tutti quanti. No, ma sempre più molto superiore di te. Più molto superiore? Lo sai quando sei più molto superiore? Lo sai che prende a calcio in culo? Così? Vuoi fare la morte allora? Ma io sono ragazzi, io sono Fatela finita, soltanto... No, questo stronzo dello snob vi ha rivolto un insulto e io voglio che se lo rimangi. Guarda che non siamo tanto frisi. Proprio così. Non fa niente. Buoni, buoni, siete fratelli, fermiamoci e recuperiamo il senso delle proporzioni. Sì, casi si fa, casi si fa. Ehi, no, Caino, ci sono le regole che dobbiamo rispettare. Appunto, volevo dire che... Facciamo qualcosa? Che se la risolvano tra loro. Non vuole! Oh, sono inciampato! Spiegazzi! Ecco, direi che l'hanno risolta. Come? Niente. Lui sta bene. Sta solo riposando. Beh, è sfinito per la lotta. Sì. Sentite, copriamolo con un po' di terra, ecco. Anche con un po' di paglia per tenerlo caldo finché si sveglia. Ehi, Abele, ma cosa stai facendo col mio piede? C'è che a fare il morto! Oh, frena! Ma che fai, Abele? Mi stai soffocando? No, aiuta! Abele mi sta soffocando! Basta, Abele! Sì, ti sto soffocando! No, aiuto! Autodifesa, qui scatta l'autodifesa! Oh, oddio, che cosa ho fatto? Oh mio Dio! Che cosa ho rifatto? Oddio, che cosa ho rifatto? Ragazzi, qua siamo nei guai seri. Perché usi il plurale? Io non voglio puntare il dito contro nessuno, ma sei tu che l'hai fatto secco. No. Voi due siete in due, io uno è tapino. Ehi, potevate fermarmi. E che ne sapevamo che lo uccidevi? Mi dai forse dell'omicida? Sì, perché ho detto così? È stato un incidente! N'è vero? Sì, tu tenevi un sasso in mano e... lui ci ha sbattuto sopra la faccia più volte... finché non ce l'ha fatta più. Un giochino fra voi? Un giochino fra voi, trucci trucci cavallucci e... uno ha ammazzato l'altro e... Esatto. Sì, sentite, forse è meglio se non parliamo di questo incidente con nessuno. La gente non capisce, allora... A chi lo dovrei dire, insomma? Non conosco nessuno che potrebbe essere interessato. Lo direi soltanto a lui e lui pure è un testimone. Già, perché dovremmo parlarne? Appunto. È come se si fosse suicidato. Forse era tanto infelice. Perfetto, mi piace. Siete gagliardi, giuro. Mi piacete un sacco, ragazzi, davvero. Ehi, perché non venite a papparvi un boccone da me? Un impegno successivo me lo impedisce. Ah, che peccato. Ripeto, perché non venite a papparvi un boccone da me? Perché non pappiamo un boccone da te? Cioè, in fondo non ci si vede mai. Non mi uccidere. Niente giochini, però. Come? Niente.